Buonasera cari amici di Dopocena, benvenuti a questa puntata, una puntata, diciamolo subito, cinematografica, dove parleremo di un corto che è stato realizzato qui a Fano. Lo faremo insieme ai protagonisti, coloro che sono stati dietro la camera da presa e davanti alla camera da presa. Allora, salutiamo subito parte degli ospiti, la prima tornata di ospiti che è presente sui divani rossi di Dopocena. Enrica Papetti, autrice di questo corto, nonché direttore dell'Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi. Buonasera, sì. Buonasera. Al suo fianco Luca Misuriello, regista in questione, e ancora al suo fianco Armando Dolci, musicista e nonché compositore del soundtrack, della colonna sonora. È vero? Ho detto bene? Benissimo. Benissimo, me la sono cavicchiata. Allora, per dovere, mi scuserete, di cavalleria, iniziamo dall'autrice nonché dal direttore. Allora, questo è un corto che tratta della famiglia e delle sue problematiche, sì, del momento sociale particolare, quindi perché fare un corto e comunicare soprattutto questo messaggio in questo modo, sì, particolare? Allora, siamo partiti dal messaggio di Papa Francesco per la giornata delle comunicazioni sociali che ci ha donato, insomma, il giorno del 24 gennaio, San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti, ed è comunicare la famiglia, ambiente privilegiato dell'incontro nella gratuità dell'amore. E abbiamo preso due parole chiave di questo messaggio, che sono comunicare e famiglia. Abbiamo deciso di metterli insieme, diffonderle, di fare un cortometraggio su questo, focalizzandoci sulla famiglia. Tu è la prima volta che ti, sì, cimenti con questa qua, che scrivi, insomma. Solitamente scrivo articoli di giornale. Esatto. Perché questa volta ho pensato che potesse essere, cioè, il convegno, la conferenza, bene, ci stanno. Però questa volta parlare di famiglia mi piaceva più farlo rappresentando quello che è, nella maniera, diciamo, più veritiera possibile, anche se è un cortometraggio e quindi non è la, certo, realtà. Parlare di famiglia, ma parlare facendola vedere, quasi dando la possibilità al pubblico che poi ci verrà a vedere di viverla in qualche modo, di vivere loro stessi le situazioni che abbiamo cercato di vivere noi con gli attori. Ecco, perché sono, non è una storia unica, sono quattro storie, quattro situazioni. Sì, quattro realtà che raccontano quattro problematiche che vivono le famiglie di oggi, logicamente mettendo in rilievo ovviamente la problematica, però mettendo in rilievo anche quelle che sono le luci che ci sono, certo, nella famiglia, ovviamente, certo, per dare un messaggio comunque positivo alla fine. Positivo. E il tutto poi avrà un fil rouge, sarà legato, sì, da una cosa che non sveliamo, che non diciamo, ma che era chiusa nel titolo, che ma che poi vedremo alla fine. Il titolo è Imperfetti sconosciuti. Imperfetti sconosciuti, e quindi insomma questo è. A fianco a te, sì, lo sconfiguro Luca Misuriello, nonché regista del corto. Luca, allora, insomma, tu con le macchine da presa c'hai un che che fare, un po', sì, però girare un corto, quali sono state le difficoltà tecniche con le quali ti sei dovuto cimentare? Dunque, la prima cosa che mi viene in mente è che tra un corto e un film, alla fine, cioè, le difficoltà sono più o meno simili. Simili. Perché uno può pensare è più corto, dura di meno, però è organizzare tutti gli attori, quindi la logistica, trovare i giorni in cui tutti sono liberi, anche perché è un corto, diciamo, a budget zero, ecco, quindi dove la maggior parte, quasi tutti, lavoriamo, e quindi dobbiamo trovare il tempo libero per dedicare al cortometraggio. Quindi organizzare anche tutti i vari appuntamenti in cui girare e poi spiegare un po' nel tempo, proprio nei primi 5 minuti della scena, cosa si svolge, qual è la tua parte, tutta la storia. È abbastanza complicato, più che altro per il discorso, perché di budget zero, quindi volontariato, tutto... non è che abbiamo, facciamo la prima settimana di prove, va bene, no, allora tutti i giorni a fare le prove, quindi un po' così. Va bene, la difficoltà maggiore qual è stata? Cercare di trovare la situazione giusta per rappresentare ciò che Enrica aveva scritto, o ti sei dovuto, insomma, inventare qualcosa, beh, di sana pianta? No, diciamo che la parte più grossa è stata quella nel costruire le scene, ecco, le inquadrature, però fortunatamente quello abbiamo fatto nei mesi precedenti soltanto io e lei, conoscendo la storia, conoscendo già la sceneggiatura, mi sono già fatto in testa, no, le varie inquadrature nella varia, ecco, scena, che, quindi arrivando sul posto, nella location della scena, già era già più avevi o meno tutto in testa, avevi, no, tutte le inquadrature. La difficoltà era quella di spiegare agli attori come si dovevano muovere all'interno della scena nel pochissimo tempo a disposizione
disposizione, perché una scena, tutto il corto, diciamo, totalmente dura su 30 minuti, no? Mezz'oretta, okay. No? E quindi una scena di quei 5-6 minuti l'abbiamo girata in 2 ore. Non è che abbiamo fatto un mese di riprese, quindi in quelle 2 ore, già la prima mezz'ora, tre quarti d'ora dovevi dedicarla a spiegare come, allora tu ti muovi da questa parte, vai di qua, tu devi dire così, e quindi quella è la difficoltà, però come ho detto prima, la maggior parte del lavoro più grosso l'abbiamo fatto prima di arrivare a girare giustamente. Quindi, insomma, il lavoro. E quindi la difficoltà è stata più o meno questa. Bene, dopo ti farò qualche altra domanda sul cast, su come si sono comportati. A fianco a te Armando Dolci, conosciutissimo musicista, cantautore della scena fanese, ma anche di respiro nazionale, perché dobbiamo dirlo. Insomma, avanti collaborazioni importanti e anche, insomma, recentemente hai avuto una ribalta importante, hai aperto il concerto di un cantautore amatissimo da tutti quanti, me compreso, Finardi, insomma, che ci ha regalato momenti di altissima poesia dal punto di vista musicale, giusto? Sì, con Alessandra Mostacci abbiamo aperto il concerto di 1° maggio in Piazza Bologna. E quindi, insomma, è stato un bel momento. Sì. E poi, fra poco, uscirai dagli studi di Dopo Cena e entrerai in altri oggi studi, sì, perché oggi registri. Sì, una puntata, sì, un'intervista cos'è? Ho intervista per un tributo che è stato fatto ad Alessandro Bono, e quindi canterò anche una canzone da Roxy Bar, da Red Ronnie. Ecco, che la vedremo quando in onda questa? Credo che sia in diretta. In diretta, quindi, sì, quindi già stasera, via stream. Credo che sia Roxy Bar. Roxy Bar. Va bene, allora, calandoci, insomma, nella realtà fanese, tu sei stato sempre, no, un produttore di musica per te stesso, per gli altri, hai scritto, però cimentarsi con una colonna sonora dal punto di vista del musicista, dal punto di vista artistico, com'è? Com'è stato? Beh, sicuramente è un'esperienza nuova, e poi per me la musica comunque è un gioco, è il gioco più bello che io conosca. E quindi innanzitutto ringrazio Luca e Erika che mi hanno scelto per fare questa musica, e quindi è un po' come avere in mano un giochino nuovo, e quindi sei curioso, eccitante, e poi comunque, non avendo un manuale preciso, avevo Luca che ogni tanto si affacciava dal balcone, perché io ho lo studiolo proprio sotto il balcone di casa sua. Allora da sotto gli facevo sentire così. Cioè, no, guarda, esperienza bellissima. Comunque la cosa più bella che ho che mi è venuta da tutto quanto è il fatto che ho visto che tutti ci hanno messo cuore alla grande. Ecco. E quindi ci abbiamo messo cuore Dal proprio al massimo, più non può. E quindi questa cosa, insomma, che verrà fuori, sia divertente. A cosa ti sei ispirato? Hai pensato un po' alle situazioni? Hai dato sfogo alla tua creatività? Come hai ricercato le sonorità, le note? Come ti sono arrivate? Qua questo non lo so spiegare. Ecco. Non lo so. Sinceramente, negli input che ho avuto quando ero piccolo, bambino, tipo mio babbo mi portava in volo, ecco. E tipo, che ne so, ho delle sonorità che comunque mi riconosco quando ho, che prendono spunto dalle emozioni, no? Dalle aperture del cielo, dall'alto, cos'è? Oppure, che ne so, però dirti proprio come? Il momento in cui mi viene la musica, comunque non lo so. Non lo so, ti parte. Poi la riascolto e dico ok, è questo. È questo. Cioè, Luca, insomma, tu gli hai dato qualche input o hai lasciato il suo estro creativo? Allora, le musiche le abbiamo fatte dopo aver girato tutto il film. Certo. Quindi io in uno studio di recitazione suo andavamo con la clip, la scena, no? Perché avevamo detto che sono divise in 4 scene, sì, in corto, no? Una scena, la prima scena, e dicevo qui succede questo e questo e questo, quindi l'atmosfera che vorrei, mi piacerebbe, è questa. Lui cercava prima di capire cosa intendevo io, esatto, e quindi mi faceva le prove così, ho fatto no, guarda, un po' più, e poi dopo c'entrava appieno. Secondo me ha centrato proprio appieno ogni situazione la sua musica adatta. Adatta. Esatto. Armando, allora, insomma, la musica, insomma, non è di supporto, ma è
parte coinvolgente dell'atmosfera e del, ed è quello che si vuole raccontare. È il racconto, nel racconto. Sì, sì, beh, sì. Questo è stato il tuo muovens, insomma. Sì, sì, è così. Cioè, dall'immagine... Poi si apre... Chiaramente è l'immagine che comanda comunque, certo. La musica gli va dietro, però comunque è importante perché se sbagli la musica, poi anche l'immagine se la tira... Enfatizzato. Bene. Enrico, insomma, hai avuto il tuo da fare. Poi contando che parliamo di famiglia, ecco. Armando è il nostro vicino di casa, lui è mio marito, quindi, cioè, siamo in famiglia. In famiglia. Allora, noi fra un po' ci vedremo, insomma, il trailer, la clip di presentazione, giusto per far capire un po' di che cosa si respirerà nella visione del corto, che sarà, ricordiamolo... Il lunedì 15 giugno, alle ore 21, ingresso libero. Ingresso libero. Al Politeama di Fano. Bene, allora, adesso vi lasciamo con questa clip, poi ritorniamo in studio e conosceremo parte del cast. Innanzitutto... Grazie per essere stati qui, buona musica Armando e buona intervista. Lei Misuriello, faccia sempre del meglio di sé, ci proviamo. Enrica, tu non ti spostare perché rimarrai qui, ci vediamo dopo. Grazie. Quattro storie, quattro problemi forse impossibili da superare. La famiglia di oggi vista attraverso la lente deforme della perfezione a tutti i costi. Dove le difficoltà spesso non vengono affrontate insieme, imperfetti sconosciuti. Il cortometraggio realizzato dall'Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Fano, Fossombrone, Cagli, Pergola. Una serata dedicata alla comunicazione nella famiglia. Lunedì 15 giugno ore 21, proiezione e dibattito. Cinema Politeama di Fano, ingresso libero. Ebbene, abbiamo visto il trailer di questo corto, un'infarinatura già l'avevamo avuta nella prima parte, adesso siamo ritornati sui divani e abbiamo nuovamente Enrica Papetti, insomma, contornata da parte del cast, insomma, io direi soliti noti, però insomma, Nicola Anselmi, buonasera. Buonasera a tutti. E Erika Di Malta. Buonasera. Vedi che ci ho preso bene, non ho sbagliato, perché tra Enrica ed Erika era facile, no? Facile fare dell'ironia. Allora, Enrica, ci sono tante argomentazioni che ruotano attorno a questo corto. Sì. Sei qui con due degli attori del cast. Due dei 12 attori, insomma, che hanno partecipato alla realizzazione di questo corto e che ringrazio soprattutto per la grandissima disponibilità e la grandissima professionalità che hanno dimostrato in questo mese più di riprese. E un corto, sì, che ovviamente tratta delle tematiche importanti, delle tematiche che riguardano la famiglia, fra luci e ombre, insomma, per mettere in risalto quello che c'è di bello nella famiglia, ma anche quello che purtroppo vediamo, abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni, che non va poi così bene. E è stata un'esperienza, dal mio punto di vista, molto bella, perché è la prima volta che noi facciamo un cortometraggio e quindi era la prima volta che ci siamo cimentati con un linguaggio diverso da quello che siamo abituati a fare di solito. E poi con loro è stata una bella sfida, quindi ci è piaciuto. Certo. Ci sono, a parte loro due, anche altri attori che vuoi giustamente citare e ricordare. Sì, vorrei ringraziarli, che sono, vabbè, oltre ad Erika Di Malta e Nicola Anselmi, Diego Scaglioni, Edoardo Frustace, Elisabetta Podrini, Laura Giannoni, Luca Campanelli, Maria Letizia Righi, Stefano Facchini, Simonetta Fragassi, Arianna Faroni e Guido Golini. Li ho scritti perché non volevo dimenticare nessuno. Noi intanto vediamo un po' di backstage, qui ci siete proprio voi due. Perché siete nel pezzo che vi riguarda proprio una coppia. Sì, marito e moglie. Marito e moglie. O in fase D. O in fase D. Allora, va bene, Nicola, tu provieni da un ambito dialettale, di vernacolo, ti sei già cimentato con la cineprese perché vieni da un'esperienza di grande successo di quest'estate. Sì. Qui sei però in una veste, calato in un ruolo un po' diverso da quelli che hai interpretato fino adesso. Sì, infatti innanzitutto volevo ringraziare
Luca Misuriello, che è il regista che mi ha, diciamo, contattato, chiamato per questo tipo di esperienza, perché è un'esperienza un po' diversa, se vogliamo anche un po' particolare, no? Cioè, dal suscitare la risata col dialetto, con il teatro, con la comicità, arrivare a questo, dove si toccano un po' anche i temi, quelli, no, un po' più attuali, legati al sociale, alla famiglia, ai genitori, il rapporto genitori-figli, sono tutti quei temi che, come diceva Enrica, per fortuna o purtroppo, però fanno parte di noi, del nostro vivere quotidiano. Poter dare un contributo a questo tipo di comunicazione, a questo tipo di lavoro, è sicuramente anche a livello personale una bella soddisfazione, direi anche una crescita, cioè poter lavorare, no, per qualcosa di veramente, anche tra virgolette, serio e che sia efficace, no, per tutti, ecco, per il sociale. Ecco, piccola differenziazione tra il passaggio dal dialettale alla lingua. Guarda, te lo dico, è facile. Cioè, l'hai detto, no, in dialetto, cioè, sì, però, ecco, scusa. Proprio questo ti volevo dire, perché proprio durante anche le riprese, no, del corto, insomma, abbiamo dovuto buttare via qualche scena, perché tanto la battuta in dialetto, per noi che siamo abituati, no, al dialetto, tante volte, ecco, ci esce. Però è stata simpatica anche questa cosa, perché ancora di più, no, dà il senso della naturalezza, della spontaneità del momento, di quello che viviamo. Hai dovuto lavorare un po' su te stesso, sì, per fuori qualcosa. Sì, perché deve essere un po', ecco, cesellata, rifinita la cosa. È ovvio, non è facile, perché ecco, non ci sono queste basi così per essere un attore, no, anche filodrammatico, come magari la tua esperienza. Sì, però, no, ecco, vabbè, lasciamo stare. Però ecco, sì, dai, ce l'abbiamo fatta, credo che il risultato sia stato, dai, positivo. Dal punto di vista tuo, ti ha dato soddisfazione recitare in italiano? Sì, è bello, sai cosa, è un'ulteriore sfida. Ormai per noi il dialetto è lingua comune, è una passeggiata, diciamo, no? Poi vabbè, c'è il discorso teatrale, la teatralità. Certo. Il dialetto viene un pochettino più spontaneo. Farlo in italiano è un impegnarsi ancora di più, maggiormente, e quindi un'ulteriore sfida. Però io personalmente sono sempre aperto a qualsiasi sfida, a qualsiasi impegno. I testi dell'autore, facciamo finta che non c'è, come metrica, impegnativi? No, assolutamente, no. Sono stati molto bravi. A cucirci, a cucirci addosso una parte precisa, quindi è stato anche molto facile arrivare lì e scandire quelle battute in una certa maniera, in un certo modo. Enrica, ma tu hai pensato alla parte pensando all'attore, o hai scritto la parte e poi hai pensato all'attore? Allora, io in realtà ho scritto la parte, poi, no, c'è stato prospettato anche da Glauco Faroni e Edoardo Frustaci, che sono stati un po' quelli che hanno curato il casting, così ho detto, ma secondo me questa parte va bene per Nicola. Quindi ho detto, Nicola Anselmi lo prendiamo, perché... No, perché ci sono autori che scrivono le cose pensando a chi... Ma io è la prima esperienza, quindi non... Cioè, sinceramente... Hai raccontato una storia, poi chi la faceva, la faceva. Esatto. Bene. Allora, Erika, invece tu reciti la parte femminile in questa storia. Esatto. Parliamo di voi perché ci siete qui voi, però insomma, giustamente, no, sono tante le quattro, giusto? Quattro storie, quattro storie. Sì. Esatto. Anche tu, insomma, vista la tua giovane età, comunque ti sei cimentata con un ruolo un po' diverso dalla tua realtà quotidiana. Esatto, no, anche perché siamo marito e moglie. E anche se abbiamo nella storia, sottolineiamo, e anche se abbiamo, ecco, diversi anni di età, senza togliere niente, e, oddio, siamo marito e moglie, ma appunto nella nostra storia noi stiamo vivendo una situazione molto difficile, che è quella della separazione, che purtroppo è presente in diverse famiglie oggigiorno. Certo. E quindi questa situazione di separazione con un figlio in più, un bambino, che Diego Scaglioni, perché lo vediamo nelle immagini nel backstage, sì, e, il quale, diciamo, è tenuto all'oscuro di questa cosa, ma come tutti i bambini svegli di oggi
viene a conoscenza, e quindi inizia poi un attimino, come si può dire, anche il... ad accusare questa situazione, sì, no? Esatto. A porsi anche degli interrogativi, logicamente. Sì, farsi delle domande, certo, eccetera. Su questa situazione. Dove è stata la difficoltà di ricercare il tuo personaggio per te? Ecco, allora, vista la giovane età e tutto quanto, io ho cercato un attimino di... sono andata anche a cercare su internet, io devo dire, le cose, sì, perché comunque la rete ti ha dato una mano. Non è una cosa facile, e quindi devo dire che è stata una cosa molto emozionante dal mio punto di vista, perché questa situazione è appunto una cosa che molti purtroppo vivono di giorno, e anche dal punto di vista dei bambini stessi io credo che sia una delle situazioni più difficili da vivere, e quindi anche appunto rappresentare la mamma che cerca di nascondere anche magari al bambino questa cosa, la rottura, no, del rapporto tra madre e padre, ecco, è stata una cosa molto difficile, ma davvero davvero emozionante. Enrico, li hai fatti lavorare insomma, nel loro intimo, insomma, questi attori, tirato fuori? Sì, hanno lavorato molto, però è stata, cioè, quello che abbiamo voluto perlomeno insieme a Luca Misuriello, il regista, tirar fuori è quello di cercare di essere una famiglia, diciamo, allargata anche noi più o meno, cioè di far sì che gli attori si potessero sentire in questo mese di riprese così, non estranei, ma tutti, diciamo, uniti in una grande famiglia, che insomma ci è piaciuto, ecco, questa idea. Ecco, poi alla fine, non lo svegliamo, c'è una bella chiusura, perché insomma il messaggio poi è positivo, però non la svegliamo, vi invitiamo ad andarlo a vedere, perché c'è una bella chiusura, insomma, sia gli autori, i registi e gli attori hanno fatto una, sì, diciamo, bella... il titolo Imperfetti Sconosciuti si capirà alla si fine. Si capirà il perché, io lo so, me l'hanno raccontato. Non me la chiedete, non parlerò neanche sotto tortura, vi costringerò anzi ad andarlo a vedere, anzi fomenterò la vostra curiosità, se mi lo domanderete in giro per strada, quindi insomma farò da vostro divulgatore. Grazie. No, ma la cosa bella è che comunque queste cose nascono all'interno di una società, quella fanese, che comunque attraversa, come tante società, momenti spaccati di storia e di realtà quotidiana che è giusto rappresentare. Certo. Quindi onore e merito a voi che... Poi comunque è la prima volta che la nostra diocesi, ecco, realizza una cosa di questo tipo. Solitamente, certo, siamo abituati alle conferenze, ai convegni. Esatto. Questa l'abbiamo fatto un passo avanti, abbiamo cercato di fare un passo avanti. Tu vivi di comunicazione come tutti quanti noi, quindi insomma la comunicazione è importante. Ci piace sperimentare. Esatto, quindi una forma nuova anche di divulgazione, di un messaggio. Sì, noi il corto verrà presentato lunedì 15 giugno alle ore 21 al Politeama, e per questo ringrazio Fare Cinema della Fondazione Gabbiano che ci ha dato... Ed è gratuito, lo diciamo. Ed è gratuito, ingresso libero. Diciamo, è gratuito, quindi non dovete... è a gratis, come bisogna dire. È a gratis, quindi insomma. E abbiamo deciso, cioè tutti gli anni abbiamo fatto per questa giornata mondiale per le comunicazioni sociali un convegno, una conferenza, insomma, al Centro Pastorale Diocesano. Quest'anno, anche accogliendo l'invito di Papa Francesco, che è quello di essere una chiesa in uscita, di essere una chiesa aperta, abbiamo deciso di spostarci dalla location del Centro Pastorale al Politeama. E quindi insomma, e anche poi in esterna, perché poi portate, esatto, al Politeama, spaccate di vita, esatto, esterna, quindi esatto. Cioè, c'è un'operazione abbastanza articolata. È una e complessa. Sfida, ci abbiamo provato, vedremo insomma i risultati, ecco. Beh, dal trailer non è male, io ho visto altri spezzoni e sono molto carini. Vabbè, gli attori sono quelli che sono, insomma, quello che quello nel mezzo è quello che è, vabbè, quello c'era. Accontentato, questo è. No, io mi permetto di scherzare con loro, perché siamo amici da vecchia data, li conosco molto. No, volevo fare solo un cappello, ecco, dimmi. Erika continuamente, no, dice questa cosa della giovane, sua giovane età, però esatto, non ha detto che si è trovata benissimo con un altro giovane, no? Perché c'è questa giovane età vicino a questo marito anziano. Sembra più grande, invece no. È vero, invece Erika? Sì, sì, ecco, sì, sì, assolutamente. Ho dato questa mia giovinezza interna. Lui già c'ha l'allure del Tomber de Femme, per cui poi questa qua mi fomenterà ancora.
fantasie nel mondo femminile, finese, infinito. È vero? Sperando no, dai. No, Nicola Anselmi è simpatico, mi permetto di scherzare. Come? Allora, Enrica, chiudiamo un po' la puntata dicendo che comunque i messaggi vanno sempre veicolati attraverso mezzi innovativi e che raggiungono il più vasto insomma, pubblico e consenso pubblico. Senso, questo vuole essere un po' l'indirizzo. Esatto, no? Noi abbiamo cercato di, dato che le possibilità le abbiamo, dato che il nostro vescovo è un vescovo che crede molto nella comunicazione, anche in queste forme nuove di comunicazione, quest'anno abbiamo deciso di sperimentare questo nuovo linguaggio che personalmente mi è piaciuto molto. Io non avevo mai scritto per cortometraggi, però ho voluto provare e il risultato che ho visto, insomma, ancora dal montaggio così molto, molto grezzo ancora, però mi è piaciuto, spero che piaccia anche al pubblico che ci verrà a vedere. Allora ci dobbiamo aspettare altre cose, altre sorprese. Questo il 15 di giugno. Il 15 di giugno, va bene. Allora, cari amici di Dopocena, speriamo di avervi solleticato la curiosità. Il 15 andate tutti quanti a vedere al Politeama questo corto così insomma particolare che racconta di momenti sociali e familiari molto comuni e anche questo nuovo modo di comunicare messaggi. Ringraziamo naturalmente la diocesi, insomma è voi. Grazie. Che ci avete sicuramente messo del vostro, per cui questo è quanto per questa puntata di Dopo Cena. Mi raccomando, segnatevelo, fatevi il cerchietto nel calendario, andateli a vedere perché sono veramente bravi e simpatici e i messaggi sono giusti e corretti. Arrivederci alle prossime, ciao a tutti. Buonasera.